ciao, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel su Cities Skyline. Allora amici, proseguiamo la nostra serie. Dunque ragazzi, io ho messo un po' di mod per quanto riguarda le strade. Una molto molto carina che vi aggiunge praticamente un sacco di tipi di strade differenti, le vedete qua. Aggiunge anche percorsi solo pedonali, quindi in caso volessimo fare, che ne so, una piazza solo a utilizzo pedonale. E poi aggiunge anche queste strade qua, che sono sempre strade larghe, però con le corsie riservate appunto ai camion, praticamente ai taxi, ai pullman, insomma ai mezzi pubblici. Anche questo secondo me può essere molto molto interessante per appunto il discorso del traffico. Quindi io adesso farò poi l'aggiornamento un po' a tutte le nostre strade, cosa che avevo già iniziato a fare in particolare qua. Lo voglio fare anche qua, che poi la zona alla fine dove c'è più traffico, vedete che la strada è sempre identica, è sempre la strada quella più larga, quindi quella dovrebbe essere a 6 corsie se non mi sbaglio, però appunto con le corsie diciamo riservate ai mezzi pubblici. Secondo me questa è una cosa estremamente estremamente utile. Anche sui ponti voglio fare assolutamente la stessa cosa, dato che anche sui ponti abbiamo parecchio parecchio traffico, e oltretutto questo qua di mezzo l'ho fatto a senso unico, come del resto mi avete anche consigliato nei commenti di farne qualcuno a senso unico, quindi non mi ricordo se solo in giù o solo in su, adesso poi lo andiamo a vedere, però comunque l'ho fatto anche appunto a senso unico. Io vado a trasformare, intanto do il play così vediamo anche come funzionano insomma le nostre modifiche. Vedete che, ecco, anche le macchine della polizia, vedete che possono transitare nelle corsie praticamente di emergenza, e quindi avere, diciamo, una corsia appunto preferenziale. Questo secondo me è una cosa estremamente, estremamente utile. Così come i camion della spazzatura, insomma, penso che la utilizzino anche loro, credo, o no? No, forse fanno solo i bus lane. Ah no, ok, quindi solo mezzi di emergenza e pullman. No, però vedo che ci vanno anche i camion della Monnizia, quindi... Adesso svoltano, vediamo, perché l'ho appena fatta, ragazze. No, ok, quindi solo niente, no, solo i mezzi di emergenza ed evidentemente i pullman. Però comunque anche questo, qua intanto ho iniziato già a renderlo un po' più scorrevole il traffico, in teoria dovrebbe comunque aiutarci a rendere il traffico decisamente più scorrevole. Non ho guardato, ragazzi, ancora, cioè li ho un po' guardati, ma adesso purtroppo non ho fatto in tempo a prenderli al momento, i vostri commenti per i nomi appunto dei vari distretti, ma prometto che nel prossimo gameplay, ragazzi, mi metto a posto con tutti i vari commenti. Allora, al momento non ho tantissima richiesta né industriale né commerciale né tantomeno residenziale. Diamo sempre un'occhiata qua. Beh dai, qua il ponte un po' si sta liberando, è solo sempre qua al fondo che c'è ancora un po' di casino. Però vabbè, vediamo se piano piano poi il traffico si smaltisce. Casino più che altro è qua. Allora, io comunque la corsia la metterei anche qua, la strada con corsia riservata a pullman e mezzi di emergenza, almeno possono raggiungere comodamente le varie zone. Ecco qua, tra l'altro non avevo neanche la strada larga, quindi io gliela vado a mettere sinceramente fino qua. Vado ad upgradare anche questa. Adesso poi magari queste cose qua le andrò anche a fare off camera, più che altro il fatto appunto di upgradare magari tutte le strade, perché le vorrei fare sinceramente tutte così, dato che secondo me possono dare veramente un enorme aiuto al traffico, il fatto di avere le corsie. Questa l'ho già fatta, ok, questa poi è già fatta, il resto vabbè, per il momento qua non c'è tantissimo traffico, quindi direi che può andare bene. Ok ragazzi, allora io darei un occhio. Ah, tra l'altro sono usciti anche dei DLC gratuiti proprio ufficiali del gioco. Mi sembra che uno abbia aggiunto anche lo stadio, mi pare, con anche qua, qua alcune cose che avevo aggiunto anch'io, sempre delle mod, alcuni edifici diciamo per il turismo, quindi avevo messo un tempio cinese, tipo un tempio giapponese. Abbiamo anche lo stadio, ecco, lo stadio mi piacerebbe molto metterlo, il problema è che crea un bel casino a livello di rumore, crea molta felicità ma crea molto molto rumore. Il problema è che se io lo vado a mettere qua
Potrei anche metterlo qua, però alla fine do sì un po' di felicità alla zona qua industriale. In realtà però non lo so, perché comunque mi crea anche tanto tanto casino, tanto rumore. Per cui non lo so, eventualmente anche per qua aspetto i vostri commenti e vediamo un attimino. Allora, però abbiamo l'Opera House che non sarebbe male magari anche mettere qua, ad esempio, così iniziamo a valorizzare un po' queste zone. Quindi io potrei mettere magari qua, anzi la metterei anche un po' più vicina a questa zona. Mettiamo intanto qua l'Opera House. Ok, qua abbiamo centro fiere ed esposizioni che potrei magari. E anche questo crea però tanto rumore. Anche questo potrei metterlo eventualmente qua nel nuovo distretto, che comunque è una zona abbastanza isolata. Mi prende un po' di rumore nella parte bassa. Non so neanch'io. Più che altro perché appunto non vorrei. Però potrei metterlo qua, che qua dà poco rumore. Mettiamolo qua. Così abbiamo anche praticamente il nostro centro per le fiere, che comunque secondo me in questa zona ci può anche stare. Allora qua manca l'acqua perché mi sono dimenticato io, come al solito, di mettere i tubi. Ormai è una cosa classica che faccio sempre perché mi scordo sempre i tubi. Ok, così in teoria dovrebbero essere a posto. Qua tutto il resto è a posto, sì, perfetto. Quindi qua abbiamo il nostro Opera House, direi che ci sta. E qua abbiamo praticamente il nostro. Non c'è abbastanza energia elettrica, ma perché non l'hanno ancora portata, evidentemente. No, infatti, quindi devo mettergli praticamente dei tralicci che mi colleghino queste zone. Quindi per il momento li faccio così, poi li andrò a eliminare. Tanto poi una volta che aumentiamo qua le zone, li posso anche togliere, tanto non serviranno più a nulla. E dicevo che qua abbiamo appunto il nostro centro fiere ed esposizioni, che ci può anche stare che sia comunque vicino all'autostrada, che sia un po' più isolato dalla città, come comunque spesso avviene. Peraltro dovrei anche avere delle nuove uscite autostradali con le mod che ho messo. Sì, in realtà sì. Ho questa qua che però non so quanto mi possa servire, perché questa qua è una rotonda, però vabbè, qua dovrei eliminargli questa strada qua. No, però ne avrei bisogno di una piccola intersezione a quadrifoglio. Questa qua è enorme. Potrei anche mettere questa magari con una rotonda, rotatoria piccola, però qua no, no, ma sull'autostrada devo andare io, che scemo. No, però qua mi fa le rampe più grosse. E no, purtroppo queste non riesco a fare. Tanto qua mi dà sta rotonda gigantesca. Che spettacolo. Anche qua è bella, come rotonda. Questa sicuramente andrò a utilizzarla. Adesso poi vabbè, c'è da capire bene da dove. Anche perché le mod le ho messe, ma poi vabbè, con calma vedrò anche di spippolarmelo un attimo, perché lo guardate poco, ecco, mi piaceva molto la cosa delle strade. Effettivamente qua sì, il traffico vedete che comunque pian piano sta diminuendo, ce n'è ancora tantissimo qua. Devo dire la verità che ce n'è ancora tantissimo qua. Io questa strada qua, sinceramente, la vorrei fare a senso unico a questo punto. Però idea, non so se ho queste qua a senso unico grandi. No, purtroppo no, me le dà solo piccole. Questa è una bella fregatura, perché purtroppo vorrei tenerle con gli alberi per limitare un po' il rumore, ma me le fa comunque a doppio senso, non me le fa a senso unico. Vediamo come va, perché se no, male che vada, vedrò di farle eventualmente a senso unico lo stesso, anche se, come detto, non sono il massimo della vita. Perché queste mi piacciono appunto che hanno la parte riservata ai mezzi di emergenza. Sono anche utili perché se magari ci scoppia un incendio, quantomeno ad esempio i pompieri possono comunque andare sul posto senza rimanere imbottigliati nel traffico. Questa secondo me è una cosa estremamente utile. Però c'è il problema che non le abbiamo a senso unico, purtroppo. Questo è un bel problema. Allora, facciamo anche queste intanto. Facciamo anche queste. Facciamo questa. Io intanto allargo un po', poi dopo tutte quelle che posso fare le metto già anche qua, che è l'ingresso della città,
mettiamo con le corsie riservate. Qua purtroppo non posso farle e va bene. Ok, dai, allora comunque stiamo andando bene perché siamo a 15.203 abitanti. Inizio ad avere un po' di richiesta nel commerciale, quindi allora, zona commerciale ad alta densità, in realtà l'ho già fatta qua. Potrei magari anche farla qua, ad esempio, una bella zona commerciale ad alta densità, secondo me ci sta. Così la facciamo qua. Vediamo un po' nel nuovo quartiere, avevo riempito sì qua, in realtà mi devono ancora anche costruire in tutta questa zona qua. Qua a Montreux anche qua gli farei piena di palazzoni, diciamo questo commerciale ad alta densità, che secondo me ci può stare anche bene. Dai, qua sta andando bene. Potrei poi fare anche nuove strade per sfruttare ancora un po' di più lo spazio che abbiamo qua. Però per il momento non ce n'è molto bisogno, quindi io aspetterei, perché non volevo creare dei centri troppo ammassati come ho fatto in questa zona qua. Volevo un attimino ampliare un po' il discorso. Allora, qua dobbiamo arrivare a 16.000 per fare la grande città, quindi andiamo avanti magari un po' veloce il tempo. Diamo un occhio come... ok, ho bisogno di più corrente elettrica, infatti stavo dicendo, diamo un occhio a tutte le varie cose. Allora io ne metterei un'altra di queste, gliela metterei qua in acqua, la mettiamo così almeno andiamo ad aumentare un po' la nostra produzione di corrente, così dovrebbe essere a posto. Come acqua siamo lì lì, quindi tra un po', anzi mi conviene magari farlo già subito. Andrei a fare qua un'altra pompa di scarico, anche queste creano parecchio parecchio rumore. Quindi potrei farlo magari un po' più spostata qua, ad esempio, e l'andiamo a collegare con i tubi. Anche questa messa così, ok. E andiamo a fare anche un impianto fognario in più, sempre in questa zona qua. Ok, e anche questa ce l'andiamo a collegare con i tubi così. Ok, va bene. Allora, qua la corrente mi arriva. No, quindi andiamogliela a far arrivare fino a qua. Ok, qua invece arriva, sì. Sì, poi qua arriva dappertutto, perfetto. Ok, allora l'energia siamo un po' risaliti. L'acqua direi che ci siamo. Anche adesso anche quelle di scarico sono a posto. Le discariche, discariche ce n'è sempre un enorme bisogno. In realtà non so se ne ho qualcuna piena, andiamo un po' a controllare. Allora, questa no, è al 4%. Questa è piena all'89%. Questa anche all'89%, questa al 9%, quindi dovrò poi iniziare anche a svuotarle ste cavolo di discariche. Va bene. Allora, come istruzione, come siamo messi? Siamo messi abbastanza bene. Ho poche scuole superiori, ma io per il momento lascerei così. Ne ho poche qua, soprattutto nelle nuove zone. Però magari qualche scuola superiore qua io la metterei, almeno un paio. Ne potrei mettere magari una, ad esempio, qua. Allora, mettiamone una qua e magari ne metterei una anche qua nel nuovo distretto, dai. Sì, mettiamone una anche qua, vicino al centro fiere. Ok, così almeno anche a livello di scuole ci siamo. La felicità è piuttosto alta. La salute direi che sta andando benissimo. Il traffico, come al solito, ho il problema appunto. Ah, qua le nostre metropolitane intanto funzionano, eh? Però guardate, mi è sceso tantissimo, con queste strade qua effettivamente è sceso veramente veramente tanto. Ce n'è un po' qua, ma adesso anche qua andrò a migliorargli le strade. Per il resto direi che siamo a posto. Qua ho tanto rumore per il centro fiere, purtroppo. Qua per la metropolitana e qua nella zona commerciale. Va bene. Anche questo crea rumore. L'opera house. Eh sì, un po' sì. Però vabbè, la zona residenziale è comunque questa, quindi dai, è comunque basso. Siamo al 18% come inquinamento acustico, per cui direi che stiamo andando bene. Allora, qua abbiamo poca copertura. Per quanto riguarda gli incendi, ne dovrei mettere qualcosa magari qua.
Qualcosina, forse. Beh, però vabbè, dai, per il momento è comunque basso. Ah, qua sono abbastanza a rischio. Allora, facciamo così. O magari almeno una stazione l'andrei a mettere qua. Vai, mettiamolo qua, così andiamo a coprire un po' questa zona. Perché, tra l'altro, qua c'è tutta la zona petrolifera. Quindi, vorrei mai che succeda un disastro. La criminalità direi che è bassissima. Proprio la criminalità è assolutamente bassa. Potrei magari aggiungere una nuova linea metropolitana, cioè una nuova fermata per il centro fiere. Secondo me questa potrebbe essere una cosa interessante. Quindi potrei aggiungere magari un nuovo tunnel, farlo arrivare ad esempio fino a... no, aspettate, allora prima costruisco la stazione, che potrei ad esempio mettere magari qua, di modo da farlo arrivare vicino al centro fiere. Tanto qua c'è già casino, quindi non è un gran problema. Per cui gli facciamo arrivare questo. Qua gli andiamo a collegare il suo tubo e l'altro lo andiamo a collegare qua. Ok, così che almeno colleghiamo tutte le linee. Adesso devo però ovviamente creare la fermata. Quindi allora, aggiungiamo una fermata qua e aggiungiamo anche un'altra fermata. No, devo però completare la linea. Come faccio a completarla? No, vabbè, aggiungiamo un'altra fermata qua. Ok. No, così dovrebbe in teoria essere a posto. Ok, adesso devo però fargli anche un'altra zona che praticamente da qua mi vada qua. Ok, no, però allora come faccio a dargli un altro senso di marcia? Allora, non voglio creare una nuova linea. Voglio aggiungerla che da qua mi vada qua. Ok, oh, così, perfetto. Questa adesso possiamo... Ah no, questa però è già doppia, aspetta. Allora, questa così è già doppia. Da qua... allora, adesso da qua, aspettate perché qua è un po' un casotto, mi deve aggiungere una fermata qua. Ok, però io voglio anche che da qua mi vada là. Quindi questa ad esempio va in su, mi devi andare. No. Ok, come faccio ad aggiungergliela di qua? Ah, qua il treno va così e ok. Allora, questa qua è allora la fermata. Quindi questa mi vai anche di qua. Oh là, perfetto. Oh, adesso ci siamo. Ok, però di qua non mi va più. Porcaccia la miseria. Forse devo creare un'altra linea? No, però io in teoria dovrei solo poter aggiungere le fermate. Che da qua mi devi andare qua. Ok, questa va in su e va bene. Adesso me l'avrà tolta di qua. No, ok, qua è sempre doppia. Qua è sempre doppia. Perché dobbiamo creare le cose in entrambi i sensi di marcia, no? Quindi questa va di qua e mi arriva, aspettate, mi arriva fino a qua. Ok, ne dobbiamo creare una adesso che da qua, che va in su, praticamente mi vada anche di qua. Giusto? Mi devi andare anche di qua. No, però qua me la mette sempre singola. Aspettate, eh. Ce la posso fare, lo so, ragazzi, non mi dite niente, ce la posso fare. Allora, da qua... Non riesco a farcela andare, porcaccia la miseria. Allora, se io uso invece da qua, la facciamo andare qua? No.
Ok, niente, ci devo studiare un attimo, ragazzi, abbiate pazienza. Perché devo creare praticamente una doppia linea qua. Ok, intanto siamo diventati grande città. Perfetto. Oh, abbiamo il depuratore delle acque. Fantastico, fantastico. Così possiamo, depurare le acque senza andare ad inquinare tutto. Abbiamo finalmente anche il crematorio. Ottimo, ottimo, questa cosa è fantastica. Veramente, veramente fantastica. Allora, se io questa stessa linea, scusate, che mo mi sto incaponendo con sta cacchio di metropolitana. No, non me la fa andare qua. Ok, allora questa arriva e va già in su. Cioè, ne voglio una che mi arrivi qua praticamente da questa linea qua. Perché da qua in realtà non c'è. Però non so se posso farlo. No, allora io non voglio muovere la fermata. Voglio aggiungere questa fermata che mi va anche di qua. Oh, alleluia! Ce l'hanno fatta i nostri eroi. Dimmi che di qua non me l'hai tolta. No, oh, finalmente, ragazzi, scusate, ma del resto. Se no non aveva senso perché comunque devo averlo in entrambi i sensi di marcia, perché se no è chiaro che non serve assolutamente una ceppa di nulla. Allora, abbiamo il crematorio, ottimo. Poi devo risolvere quel problema lì del traffico, ricordatemelo, ragazzi. Allora, io uno lo metterei qua. Però no, aspetta un attimo. Oddio, il crematorio proprio vicino al nostro centro qua appena fatto. Magari anche no. Che dite? Non è che sia proprio il top del top. Quindi io lo metterei. Mettiamolo qua, dai. Ok, allora un crematorio qua ce l'abbiamo. Perfetto. Vediamo come funziona la storia del depuratore delle acque. Dove lo devo mettere? Qua? Ah, probabilmente qua. Penso. Non ne ho la più pallida idea. Proviamolo. Cioè, se io tipo lo faccio così. Ok, come lo collego poi sto coso? Cioè lo devo collegare a qualcosa? Vediamo. Allora, non c'è collegamento alla rete idrica. Ok, elimina gran parte degli agenti inquinanti delle acque reflue. Ok, quindi lo devo mettere, penso, prima che la linea mi arrivi qua. Credo. Non ne ho la più pallida idea, ragazzi. Vado un po' a naso. Io provo a metterlo così, ad esempio. Vediamo che succede se non ho ciccato la cosa, allora intanto gli portiamo la corrente, se no giustamente col cavolo che va. Cioè non so se così è corretto come ho fatto io, cioè collegandolo direttamente qua. Spero che sia corretto. E qua è collegato prima in realtà, per cui vediamo ragazzi, vediamo se così effettivamente è giusto. Mamma mia, però esce un'acqua veramente zozza di qua, eh. Boh. Vabbè, oh, raga, vediamo così. Magari posso eliminare queste adesso che ho il depuratore. Perché evidentemente mi crea meno inquinamento, forse rispetto alle altre. Proviamo ad esempio ad eliminare magari questa. Ne eliminiamo qualcuno perché probabilmente mi crea meno inquinamento. Sì, demoliamolo. Ok, e a questo punto demoliamo anche. Allora, no, voglio demolire questa zona, questi tubi qua. Come cavolo faccio a demolirli? Scusa, non me li demolisci questi qua? Ah, ok. Ah, proviamo a demolirli e vedere comunque così se magari inquiniamo un po' di meno. Perché se no posso eliminare queste, vado a mettere un altro depuratore. Perché no? Potrebbe magari anche non essere male come cosa, ragazzi. Potrebbe non essere male. Vediamo, insomma, vediamo un po' come va. Allora, scuole elementari. Intanto, scuole elementari metterei magari anche una scuola elementare qua. Così abbiamo sia quella superiore sia quella elementare. Mettiamo. Qua non la posso mettere che non distruggo niente, no? Ti fa schifo. E io te la metto qua. Ok, che tanto dovrei comunque riuscire a prendere tutto o quasi. Ok, qua come siamo messa? Scuole elementari, ne ho una. Qualche casa è scoperta, ma direi che comunque per il momento va bene. Allora, perché qua non c'è acqua? Perché non ho portato ovviamente i tubi. Tanto per cambiare. Allora, quindi io li vado a mettere fino a qua. Ok,
Ok. Vai, perfetto. Dai, dai, che adesso l'acqua vi arriva su, non rompete le balle. Va bene, va bene. Allora, stiamo aumentando benissimo, ragazzi, perché siamo 16.413, ottimo. Tra l'altro dovrei poter anche comprare adesso delle nuove zone, esattamente, cioè anche questa al di là delle autostrade. Allora, questa in realtà ce l'ho già, ok? Dovrei poter comprare questa a 10.500, questa dietro Montreux. Allora, io inizierei magari a comprare questa. Ok, così espango, diciamo qua la zona industriale. Potrei magari fare questa cosa qua, dato che qua abbiamo molte risorse. Tanto qua sempre storia lavoratori, purtroppo è sempre uguale. Allora, intanto qua comunque ancora gli faccio delle industrie e ok. Poi allora qua abbiamo, io lo espanderei fino a qua, sinceramente. Quindi facciamogli magari già la strada. Allora, possiamo mettergli magari quella non eccessivamente grande, potrei mettergli questa, strada alberata a 4 corsie. Qua gli ho messo quella 2, se no vabbè possiamo continuare anche con quella 2. Sì, dai, vabbè, per il momento gli metto questa, sentite, poi eventualmente vediamo. Ok, quindi possiamo ad esempio fare un nuovo quartiere industriale, magari così. Ok, poi possiamo farlo magari fino a qua e possiamo unirci con questo, ok. Poi qua gli vado a fare magari una zona messa così, ok, e gliene vado a fare magari anche una e mezzo messa così. Sì, che viene comunque sempre un po' storta, ma va bene lo stesso. Ok. E qua gli andiamo a mettere tutta zona assolutamente industriale, dato che comunque ce n'è richiesta. Ok, e andiamo anche a espandere il distretto. Ok, espandiamo tutto il nostro distretto almeno fino a qua, perché anche qua è strapieno di alberi. Quindi io direi di espanderlo tutto. Ok, perfetto, perfetto. Questo qua è distretto specializzato, sì, è quello della silvicoltura, insomma, della legna. Ok, c'era qualcuno che diceva qualche problema dell'acqua? Oppure ho visto male io? Allora, qua come acqua direi che siamo a posto. Qua siamo coperti. Devo metterla ovviamente qua, nella nuova zona appena creata. Quindi io magari da qua andrei così, poi andiamo così, ci colleghiamo sotto e ci colleghiamo anche di qua. Ok, perfetto, perfetto. Ah, sì, ecco, che mancava l'acqua, giustamente mancava qua nella nuova zona che avevo creato. Ok, così che almeno anche qua il commerciale possa iniziare un po' a svilupparsi. Tra l'altro è tutto quello ad alta densità, per cui qua verranno fuori anche dei bei palazzoni, sinceramente. Ok, allora, zona traffico, prima di concludere questo gameplay che dovevo ancora un po' risolvere, c'era questa zona qua. Ok, qua sì, è sempre un po' incasinata la zona qua dei ponti, e adesso dovrò studiarmi poi un attimino. E c'era anche questo svincolo qua, ok, per cui allora io magari anche qua la farei grossa a 6 corsie, quindi vediamo se possiamo migliorarla. Sì, assolutamente, lo so, distruggo un po' di cose, ma sti gran cavoli, tanto le andranno poi a ricostruire. Ok, andiamo a farla almeno fino a qua. Ok, qua mettiamogli di nuovo il residenziale che ho tolto. Intanto sta anche piovendo. Ok, vai. Qua andiamo a ricoprire tutto. Va bene, anche qua. Ok.
Vai, qua tutta zona residenziale. E ogni tanto quando miglioro le strade mi tira via alcuni blocchi. Ok, allora, come crematorio, un crematorio c'è, io ne metterei sinceramente ancora un altro. Magari posso metterne uno anche qua. Ecco, potrei metterlo ad esempio qua, nella zona centrale. Almeno siamo un pochino più coperti anche da quel punto di vista. Utilizzo cimiteri 32%, ok, perfetto, perfetto. Salute media 61%, quindi anche qua è abbastanza buona, direi. Dunque, metterei magari, dato che non ce l'ho, sinceramente anche un ospedale, che ci costa tanto, però io un ospedale francamente lo metterei, magari sempre in una zona un pochino più esterna. Comunque sì, qua direi che è raggiungibile, dato che anche qua non abbiamo cliniche, non abbiamo nulla, io un ospedale qua sinceramente lo metterei. Ok, così che andiamo ad aumentare ulteriormente la nostra sanità. Guardate che bello qua il nostro ospedale, bello nuovo, che spettacolo. Ok, ci sono un po' di morti in giro che probabilmente non riescono a recuperare per via del traffico, solito, solito problema. Un bel casino qua, è veramente, veramente un bel casino. Allora, proviamo a fare questa cosa. Niente, io eventualmente almeno questa strada qua la vado a fare a sto punto a senso unico. Per forza di cose, perché qua devo assolutamente risolvere il problema traffico. Perché se no qua davvero non ce la caviamo più e non ce la caviamo più. Ok. Di modo che questa sarà tutta una strada a senso unico in giù. Ok. Potrei fare questo, potrei farla così. Esatto. E poi da qua che mi va praticamente in su. Ok, e questa la trasformiamo tutta in senso unico a salire. Di modo che in teoria dovrebbe essere decisamente meglio. Questo è senso unico tutta. Sì, fino a qua. Quindi anche questa la farò uguale a senso unico fino a qua. Ok, buona. In modo che almeno ci sia una strada che va in giù, una strada che va in su per il centro, lasciando libere le altre. Vediamo un po' come va. Vedete, adesso tutto il traffico svia di qua e qua abbiamo già intanto liberato un po' la situation. Anche questo ponte dovrei farlo a senso unico, però vediamo. Adesso qua piano piano si dovrebbe un po' liberare. Questo si è liberato, perfetto. Questo vedo che si sta liberando. Ok, adesso c'è solo da vedere che non si vadano ad ammassare dalle altre parti, più che altro è quello il problema, però vabbè, dai, lo vediamo e lo valutiamo man mano che andiamo avanti. Adesso la zona un po' più incasinata è questa, ovviamente. Qua sono riuscito a liberare, ma qua, vabbè, adesso qua andrà a smaltirsi il traffico. Qualcuno mi ha scritto anche nei commenti che bene o male in questo gioco il traffico è molto difficile da eliminare completamente, è veramente molto molto difficile, quindi vediamo un attimino. Anche qua probabilmente dovrò fare sicuramente un sistema di sensi unici anche qua nella zona industriale. Sì, anche qua nella zona industriale dovrò farlo. Ah, eh sì. Vabbè, niente, dovrò vedere poi prima o poi di farlo. Ok, io però volevo anche vedere se non riuscivo magari da qua. Io non posso collegarmi in qualche modo qua. Spazio già occupato. No, perché volevo collegare anche queste due, sinceramente. Distanza troppo corta, spazio già occupato. Già occupato da che cosa? Fallo a capire. Qua c'è qualche struttura che non posso distruggere? No, in realtà no, c'è qua la parafarmacia, il general store, alimenti bio. In realtà no, dovrei provare a distruggere questa strada e collegare queste strade qua.
Ci provo, ragazzi, io ci provo. Allora, proviamo a fare questa cosa qua molto molto critica. Ok, allora, intanto colleghiamo. Colleghiamo. Ok, poi. Cosa vuol dire pendenza troppo ripida? Che qua prima c'era la strada. Che stai a dire? Qua me la fai fare? Perché qua non me la fai fare? Spazio già occupato. Da cosa? Già occupato, scusami. Eh no, ma sì, okay, ma se te la faccio qua siamo punto a capo. Cioè, se no la devo... ma così mi fa schifo, però. Vabbè, ragazzi, sì, so che fa veramente schifo da vedersi, ma del resto mi tocca farla così, perché se no non riesco a farla altrimenti. Vabbè, però, quantomeno, anche se, vabbè, abbiamo creato sto svincolo un po' strano, così, vabbè. Però, quantomeno, da qua hanno la possibilità di andare dritti, perché se no anche qua ho idea che mi creava un po' di casino. Mi creava un po' di casino perché dovevano fare tutto il giro e quindi non aveva assolutamente senso. Allora qua gli facciamo anche qua la corsia larga, anche qua uguale. Qua la facciamo a sto punto fino in fondo. Qua c'è qualcosa, non so cosa ci sia che blocca, ma non importa. Ok, a questo punto qua gli andiamo a rimettere. Allora, qua il commerciale ad alta densità. Ok, e qua lo rimetterei a bassa, anche qua, e qua invece ad alta. Ok, così vediamo di creare qualche bel casermone. No, o lo farà ad alta, tiramela via, cioè a bassa densità. Che me sta pigliando in giro? Commerciale? Ah, qua è commerciale a bassa densità. Ah, perché qua avevo messo uffici. Ok, ho sbagliato. Ho messo zona uffici, quindi gli lasciamo la zona uffici, queste qua in azzurrino. E perfetto, dai, direi che così ci siamo. Ok, sì, c'è ancora un pelino di traffico qua, però dai, nel complesso direi che va già molto molto meglio rispetto a prima. E c'è ancora un po' di casino qua, nella zona industriale, anche perché questa zona qua, peraltro, non ha neanche la cosa sei corsie. Anche qua lo aumenterei a questo punto. Però qua c'è la discarica che mi rompe le palle. Solo che la discarica, mannaccia miseria, non la posso spostare. Ed è un bel problema. Allora, anche qua facciamogli comunque la corsia preferenziale. Ok, la farei magari anche di qua. Questo lo posso trasformare. Allora, questo sì, e lo facciamo. Ok, questo perché no, ci sarà qualche altro edificio. Allora, qua la facciamo così. Ok, dai, che quantomeno qua è tutta 6. Ok, va bene, va bene, va bene. Direi anche questa la facciamo con la zona riservata ai bus e mezzi di emergenza. Ok, va bene. Allora facciamo anche qua, c'è sempre la solita discarica, mi tocca farla così. E dovrò poi spostare tutte ste cavolo di discariche, perché sennò qua è un gran casino. Perché tra l'altro qua c'è la strada che non mi va avanti poi? Strana questa cosa. Scusa, se la faccio da qua e la faccio così, però mi distrugge tutti quelli. Chi se frega, distruggimeli. Fai così e fai così. Ok, dai. Ok, va bene. Allora, qua ti rimetto l'industriale. Lo dovremmo ricostruire, ma non è un problema. Intanto, comunque, siamo nel frattempo aumentati a 17.032. Fantastico. Ottimo così. Niente, dovrò poi svuotare le discariche. Qua mi mette sempre che non ci sono abbastanza lavoratori. Dovrò iniziare a costruire anche dell'altro residenziale. Anche se in realtà qua ho ancora tutta questa zona che
non hanno ancora costruito. Questo è tutto residenziale che devono, mi devono assolutamente costruire e che non hanno ancora fatto, quindi spero che poi lo vadano a fare. Comunque, dai, sono contento che con un ponte a senso unico che dovrebbe essere questo. Qual è che era? No, non è questo, era questo. No. Quale cavolo avevo messo di ponte a senso unico? Non me lo ricordo più. No, forse lo volevo mettere e non l'ho poi messo. Boh, può darsi. Mi ricordavo di aver messo un ponte a senso unico, invece no. Vabbè, comunque, abbiamo fatto là il senso unico della Via Grossa e quindi abbiamo anche risolto abbastanza il problema del traffico. Dai, c'è solo un po' di ingorgo qua, in questa zona industriale, però, va bene, insomma, dai, ci può anche stare. Eventualmente posso anche vedere, nel prossimo gameplay, di ampliare la nostra linea metropolitana, visto che adesso non va a toccare la zona industriale, di farla andare anche nella zona industriale, così che magari i nostri abitanti possano prendere anche la metropolitana per andare a lavorare qua nelle industrie. Tanto qua che anche ci sia il rumore, sinceramente non me ne può fregare di meno, perché tanto c'è già un casino assurdo dato dalle industrie, quindi direi che non è un grandissimo problema. E per il resto stiamo andando bene. Dai, ho comprato anche questa zona qua, che tra l'altro sta iniziando a venire su. Perfetto, abbiamo la Wood is Wood, ok? Tutte fabbriche dedicate appunto al legname. Al momento hanno pochi lavoratori, alcuni, però vabbè, comunque direi che ci siamo. C'è un problema di acqua dove? Sempre pensato che avere acqua potabile, bla bla bla, ma dove che ha il problema di acqua, scusami? Acqua ne ho io, sì. Quindi c'è solo una zona in cui mi sono scordato di mandargli i tubi. Più è capire dove. Allora, qua a me sembra tutto coperto, però. Non so, mi sembra tutto coperto, poi riguarderò con calma, ma sinceramente mi sembra tutto coperto bene. Qua dove c'è il residenziale, i tubi ci sono? Boh. Non so, era arrivato questo tweet che appunto mi diceva che non avevano acqua. Cosa è successo? Un edificio in fiamme. Ok. È andato a spegnere, pompieri, dai. Ah, sono già sul posto, lo stanno già spegnendo, perfetto. Bravi, bravi pompieri, ok. Va bene, sì, questo inquina decisamente meno, infatti, vedete? Questo qua inquina molto, ma molto meno. Quindi io potrei fare un attimo una bella cosa, vado sinceramente a tirar via queste, almeno evitiamo anche di inquinare ulteriormente la nostra zona, e vado a mettergli un altro impianto di questi. Ok, vado a distruggere. No, allora, tirami via questo che non serve più, questo me lo tiri via, questo anche per adesso lo tiri via, che glielo vado a mettere giusto. Da qua lo attacchi qua. Ok, perfetto, dai. Così dovremmo riuscire comunque a, diciamo, sopportare lo scarico fognario, non avere. Ok, adesso però questo deve funzionare, quindi in teoria dovrebbe. Ok, adesso mi sale. Sì, siamo un po' al limite, mi sa che ne devo costruire un terzo di depuratore, quindi poi magari nel prossimo gameplay vedremo di andarlo a fare. Però sicuramente con questa cosa qua andiamo a inquinare molto, ma molto meno rispetto alle classiche pompe di scarico che invece avevamo prima. Perfetto, perfetto. Niente, possiamo riciclare, bla bla bla. Ok, va bene ragazzi, allora dai, io direi che comunque posso fermarmi qua con questo nuovo gameplay dedicato a City Skyline. Dai, sono contento che comunque, per essere questa la mia primissima partita su City Skyline, non abbiamo ancora fallito. Anzi, la nostra città sta crescendo veramente veramente tanto. Ah, ecco dov'è che non c'era acqua. Ecco qua. Ok, perché infatti mi ero scordato di portare ovviamente i tubi. Chiedo schiuma agli abitanti qua di questa zona, che giustamente non avevano acqua in casa. Va bene, pardon, scusatemi. Comunque ragazzi,
Come dicevo, direi che la serie sta procedendo assolutamente bene per essere la mia prima partita. Stiamo andando bene, quindi mi raccomando, intanto abbiamo anche vinto il premio, abbiamo visto dal tweet, come città più attrattiva addirittura. Dovrò fare anche i collegamenti con l'esterno, tra l'altro. Qua il valore dei terreni è salito un casino perché appunto abbiamo messo anche tutte le nuove cose. Dovremmo far salire tanto anche Montreux, quindi anche qua magari nel prossimo gameplay vedremo di mettere qualche attrazione in più. Perfetto. Volevo vedere distretti, tempo libero e dovrò mettere un po' di cose per il tempo libero perché abbiamo poco. Effettivamente sul tempo libero abbiamo veramente, veramente poco. Però va bene, dai. Come trasporti? Turisti 9, 20. Ok, sì, quindi dai, iniziano ad arrivare anche un po' di turisti. Ottimo, ottimo. Va bene, dai, quindi vedremo di aumentare anche il tutto. E vorrei appunto poi anche costruire lo stadio. Aspetto i vostri consigli sullo stadio per il discorso appunto del rumore. Perché avete visto che lo stadio dà effettivamente una bella felicità qua nella zona verde. Però vedete che invece la sua zona rossa indica appunto il rumore. Quindi è vero che do tanta felicità, però è vero che vado a creare anche un problema non indifferente legato al rumore. Quindi o lo metto magari qua, ad esempio nel centro, che comunque va a dare un bel po' di felicità. Il rumore qua è abbastanza fisso, diciamo, abbastanza contenuto all'area più che altro commerciale e quindi non ci dà grosse problemi perché qua è tutta area commerciale. Ci tocca un po' questo residenziale, però neanche più di tanto. Quindi la mia idea sarebbe qua di metterlo a Montreux lo stadio. Eventualmente aspetterò di leggere appunto i vostri consigli e suggerimenti. Quindi ragazzi, forza con i like, non ve li scordate davvero perché sono assolutamente fondamentali per sostenere questa serie e sostenere anche tutto il canale. Iscrivetevi al canale ovviamente se non siete iscritti, condividete e soprattutto commentate. Detto questo, io da Cities Skyline vi saluto, noi ci ribecchiamo al solito, sì, al solito rifaccio. Io vi saluto, noi ci ribecchiamo come sempre al prossimo gameplay. Ciao belli!